Come di consueto, Game Informer ha copertura completa sul prossimo grande aggiornamento di Destiny. In questo caso i rinnegati. Per poter essere informati ci si deve iscrivere a pagamento, circa 20 euro mensili, oppure si può pagare ogni singolo articolo circa 5 euro sull'app ufficiale per mobile. Oppure fate come me e cercate su Reddit gente che paga e poi passa le info di soppiatto. Oppure cercate sempre sul sito di Game Informer, ci sta una pagina dedicata che viene aggiornata un po' più tardi rispetto agli articoli a pagamento. Se vi può interessare, tutto ciò che mi arriva lo giro su Telegram sul canale che trovate in descrizione, Destiny 2 Newsita. Quindi se volete iscrivetevi là e vi arrivano le notizie che arrivano a me e le giro quasi subito. Nel primo articolo però, che è ufficiale, che hanno pubblicato, hanno parlato di tutte e 9 le nuove sottoclassi e super, anche quelle di cui non sapevamo nulla, come Sentinella e Warkstrider. Partiamo appunto dal titano, quello del vuoto. Il ramo si chiamerà codice del comandante. Avrà i seguenti perk: il corpo a corpo esplosivo, causare danni con abilità da vuoto innescherà dei detonatori che possono essere fatti esplodere e addirittura passati da altri nemici coinvolti nell'esplosione. Innescando i detonatori si ricarica anche l'energia delle granate. La super è Banner Shield, non traduco le super perché non abbiamo ancora quello ufficiale in italiano, vi lascio l'inglese. Funziona in questo modo, sarà sentinella normalissima, però se teniamo premuto al momento dell'attivazione, non attiveremo la bolla, bensì un grosso scudo energetico che bloccherà i colpi avversari, ma permetterà ai colpi alleati di passare. Se conoscete Overwatch, praticamente è come funziona Reinhardt, se non ricordo male. Il ramo del titano solare si chiamerà codice del devastatore. Se non ho capito male, come corpo a corpo, ha un martello da lancio, tipo il coltellino dei pistoleri. Una volta lanciato e caduto a terra, può essere raccolto, ricaricando interamente l'energia del corpo a corpo, per un lancio successivo. Raccogliendo il martello si ricarica anche la salute. Le uccisioni con abilità solari innescano in pratica il perk Furia, cioè un moltiplicatore di danno fino a un 3x. La Super Siege Hammer crea un grosso martello da schiantare a terra, creando un forte danno d'urto e dei vortici di fuoco. Il ramo del titano d'arco si chiamerà codice del missile, come già sappiamo però, morte dall'alto, che ricaricherà anche la super però. Se si raccolgono munizioni mentre si scivola, l'arma equipaggiata delle munizioni corrispondenti, per forza, sarà immediatamente ricaricata e avrà anche un danno aumentato per poco tempo. La super è Thundercrash, come sappiamo, e come sappiamo ti spara in aria con un missile a ricerca per poi ricadere dove si vuole facendo danno ad aria. Il cacciatore del vuoto, anche questo l'abbiamo già visto, avrà la via dello spettro. Contrariamente a quanto visto dal gameplay però, avrà il fumogeno, quello col danno più forte, diciamo. Con un'uccisione precisa perfetta, ancora non so cosa si intende in realtà, si diventerà invisibili e vedremo i nemici attraverso i muri. La super è Spectral Blades, le lamine spettrali, questo penso sia giusto una traduzione. Come abbiamo visto diventi una specie di lama danzante che diventa invisibile all'attivazione e anche dopo l'attacco pesante. Il cacciasolare avrà la via dei 1000 tagli, cacciatore emo confirmed. Coltello da lancio non esplode ma brucia il nemico. Uccidere un nemico che brucia ricarica il coltellino e anche la schivata. La super Blade Barrage fa lanciare nella direzione desiderata una raffica di coltelli esplosivi. Il caccia d'arco avrà la via del corrente. Il corpo a corpo sarà potenziato, quindi più forte, se effettuato dopo una scivolata. Aumenta anche la velocità di ricarica. L'abilità d'arco elettrifica i nemici. Colpendo corpo a corpo i nemici elettrificati, potremo disorientarli e ricaricheremo anche le abilità. La super Whirlwind Guard permette di usare la super normalmente, quindi il fulminatore normale, però potremo eventualmente usare il bastone girandolo, come abbiamo visto nel trailer, per parare e deflettere i colpi nemici, triplicando il loro danno. Quindi in pratica, sempre ricollegandoci a Overwatch, è un Genji, noto anche come Ganjaman, di Destiny. Passiamo ora allo stregone. Lo stregone a vuoto avrà l'armonizzazione della scissione. Corpo a corpo esplosivo. Tenendo premuto il tasto della granata, la si utilizzerà per creare un'esplosione a corto raggio supernova. Tutte le kill a vuoto ricaricheranno super e abilità. La super Nova Warp ti farà teletrasportare in giro, come abbiamo visto nel trailer, per poi farti detonare, manco fosse un Electrode. Lo stregone d'arco avrà l'armonizzazione del controllo. Corpo a corpo anche questo sarà da lancio come il coltellino o il martello e lancerà una pallina d'arco a lunga gittata che esploderà generando fulmini. Le uccisioni ad arco possono generare delle tracce ioniche, cioè delle piccole scintille che torneranno da noi, da dove abbiamo ucciso il nemico, ricaricandoci l'abilità. Aggiungo una cosa io che qua non è stata detta, però nel video si era vista, tenendo premuto la granata, quindi sprecando la granata, come se fosse divoramento, si genererà l'anima d'arco, quella della pozza. La Super Chaos Realm
è un mega raggio laser, sempre ricollegandoci a Overwatch, quello di Moira per intenderci. Non ha solo effetto di danno, non di cura, però più o meno funziona allo stesso modo. Può essere disattivata a comando, quindi non dobbiamo per forza usare tutta la super energia per usarla. Infine, lo stregone solare avrà l'armonizzazione della grazia. Sempre l'Overwatch, questo può essere veramente ricollegato per certi versi ad Ana. Il corpo a corpo infatti può bruciare i nemici, ma allo stesso tempo potenzia gli alleati. Sfregando la granata come se fosse divoramento, si genera un proiettile che cura gli alleati e genera sfere per uno sovrascudo. La Super Well of Radiance genera con una spada la Safe Zone, quella che abbiamo visto sempre comunque nei gameplay vari, l'avete sicuramente già vista. In pratica è una fonte sia curativa sia amplificativa, tutte potenziato. Curando o potenziando gli alleati, le abilità si rigeneranno più velocemente, quindi per certi versi conviene molto fare da support player a tutti gli effetti. Prima di concludere, uno sguardo al trailer di Game Informer, che appunto ci mostra alcune chicchette. Per esempio, il nuovo protocollo, una nuova arma esotica che si chiamerà Cerbero più 1, che è un automatico che ha 4 canne e spara tutte e 4 le canne insieme. Alcune avventure con bersagli specifici, per esempio un orco che è un ricercato, e altri che sono invece dei semplici target, infami, il boia e il motociclista. Il motociclista fighissimo, direttamente da Mad Max Fury Road. Non ho, sinceramente all'inizio avevo pensato che questi due bersagli infami fossero due baroni, però vederli in un'avventura sarebbe un po' sprecato, penso che sono semplicemente due bersagli da andare a cacciare. Se volete vedere comunque questo trailer vi lascio il link in descrizione. Inoltre hanno rivelato implicitamente con un'immagine che la persona incappucciata che porta Cade morto in braccio alla fine del trailer delle tre altri non è che Uldren stesso. Si vede perché sono vestiti allo stesso modo, è identico 100% per quanto mi riguarda. Tutto ciò che ho detto oggi sarà chiarito, ribadito e approfondito da Game Informer tra luglio e agosto, quindi se volete sborsate gli soldi per gli articoli in anteprima, oppure scrivetevi al canale Telegram, come già vi ho detto, tutto ciò che mi arriva lo giro là. Detto ciò, se questo video è stato utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, e noi ci becchiamo con un prossimo video.